Bentornati a Dribbling, ecco la storia di un altro allenatore, il tecnico del Taranto Davide Dionigi, che trova nella fede e nell'impegno per gli altri la carica e le motivazioni da trasmettere anche ai suoi giocatori. Lo ha incontrato Gigi Cavone. Quello che abbiamo non è dovuto, ma è un dono e quindi dobbiamo cercare anche di metterlo a disposizione degli altri. Anni alle spalle un'ottima carriera da centravanti, nel presente da meno di un anno la casacca di allenatore a Taranto, Lega Pro Prima Divisione. Un feeling immediato quello tra Davide Dionigi e il club del presidente D'Addario, un progetto, per dirla con una parola di moda, in cui il calcio non è soltanto gol, allenamenti e partite, ma diventa anche ambasciatore di un intero territorio. Sul campo con Dionigi la squadra si è trasformata, 22 risultati utili consecutivi, una promozione in B mancata per un soffio ai playoff, attualmente il secondo posto dietro alla Ternana. Fuori dal campo un'altra partita fatta di incontri, visite, contatti, dal carcere agli ospedali, dalle case famiglia ai centri per anziani, un bagaglio di valori in nome della fede. Senza omelie da predicatore, Dionigi ha imparato ad allenare oltre alle gambe il cuore. Quello che ho cercato di portare a loro da quando alleno è fargli capire che c'è un aspetto umano dietro qualsiasi mestiere, dietro qualsiasi faccenda, che tutto quello che abbiamo, che facciamo anche come mestiere, non è dovuto, ma è un dono che ci viene dato. Quando si parla di alcuni aspetti, specialmente quello della fede, ci scandalizziamo o sembra come un tabù, quando penso sia la cosa più bella. Io ho detto, se avessi avuto la fortuna di fare allenatore, era un messaggio che avrei voluto portare, e non deve essere presa come una cosa di voler estrenare o essere preso a modi di predicatore, perché non è il mio intento. Io ho visto che, come nei calciatori, l'uomo ha bisogno di Dio. Ora mi viene da ridere perché i primi tempi sorridevano, no? Ti prendono anche a volte in giro, come può essere, però oggi vedo che quando si parla di certi argomenti, certe situazioni, sono loro tante volte che mi vengono a chiedere, sono tanto loro a volte quando andiamo in alcuni posti che vengono col cuore, sono loro che vanno in aiuto di tante persone e non è una vergogna, penso sia una cosa bella. E questo ha fortificato anche non solamente, penso, la squadra, ma anche un ambiente come Taranto, che purtroppo negli ultimi anni vive di tante delusioni. Qualcosina sta cambiando, forse poco, però quello che si può fare è fatto col cuore, e se si può fare anche con l'aiuto di Dio, penso sia una cosa bella per la società. Mi ricordo anche una volta, andammo in un centro per anziani, la cosa che mi fece molto piacere di loro è che poi si misero a scherzare, a ballare con loro. Insomma, sono momenti che sembrano far ridere nel calcio, però poi queste cose i ragazzi me le ritrovano in campo. Un progetto condiviso in pieno dal club, l'altra metà di questa mela. Beh, penso sia fondamentale, specialmente in una realtà come la nostra dove le cose non vanno benissimo. Se possiamo noi contribuire in questa maniera, dobbiamo solo farlo. È un nostro, secondo me, un nostro dovere. Se Dio è ovunque, la domenica nel calcio di solito ha il fischietto in bocca. Com'è il rapporto con gli arbitri, soprattutto nei momenti in cui ci scappa la bestemmia o la parola di troppo? Beh, sicuramente sulla bestemmia non scappa, perché non deve scappare. Il rapporto con gli arbitri, anch'io sbaglio, due domeniche fa sono stato buttato fuori perché ho mancato di rispetto verso un direttore di gara, però è nell'umanità sbagliare. Se un gol o una vittoria sono un dono di Dio, la sconfitta o la mancata promozione che sono? Un castigo, una penitenza? No, è lo stesso un dono di Dio, perché noi abbiamo la fortuna di questa sconfitta di poterla giocare, di poterla fare, di poter scendere in campo e perdere anche. Quindi io mi posso dire, ragazzi, dico che da tutte le cose, anche dai momenti negativi, c'è sempre da imparare.